un po' imprevedibile, fantasioso, forse questa mia imprevedibilità mi portava anche a essere così. Io sono arrivato ragazzo alla Juve, quindi avevo 16 anni, quindi giocavo con la Primavera. Allora stavo in via Susa, quindi nel pensionato. Non è stato un bel ricordo, sinceramente, perché non eravamo tanto seguiti allora, quindi i ragazzi erano un po', non dico abbandonati a se stessi, però il settore giovanile, la Juve, in quel momento lì, probabilmente forse non amava tanto, lo aveva tanto per tenere. Non mi piace tanto ricordarlo, sinceramente, guarda. E poi ho avuto la fortuna di giocare a 17 anni e mezzo, quasi 18, con Heriberto Herrera in Serie A, quindi esordì a Mantova. Eravamo in ritiro a Verona, dovevamo giocare a Mantova, Heriberto ci portò in ritiro a Verona. E il massaggiatore di solito chiamava chi giocava la mattina. Io ero con Cinesigno, mi ricordo benissimo. Stavamo in un bar, bere un caffè, giocavamo a quel periodo, giocava a Flip. E venne Saroglia e il massaggiatore mi disse: "Vada su, il mister che la cerca." Andai su nella sua stanza, tutto in penombra. Vedi sta sagoma di Heriberto Herrera, imponente. E mi disse: "Ragazzo?" "Sì," dico, "mister, buongiorno, posso..." "Prego, si accomodi." "Che è successo?" Dice: "No, oggi tocca a lei, manca un centrocampista, oggi lei gioca mezzala, così, così, così." Figura, dentro di me già ribollivo, quindi ero già come una corda di violino, già esplodevo. Quindi poi quando vai in campo, già col patemano, il cuore va a mille, quindi ragazzo, però ero abbastanza, non dico menefreghista, però avevo già il mio caratterino, quindi ero già abbastanza pronto. D'altronde ero un po' imprevedibile, fantasioso, forse questa mia imprevedibilità mi portava anche a essere così. Io sono rientrato, come ho detto prima, dalle due esperienze di Reggio Calabria e in prestito e Palermo, no? Dopo l'esordio in Serie A. Allora c'era cosiddetto che i giovani mandavano a fare le ossa, così io mi hanno mandato nel profondo sud, visto che ero meridionale, mi trovo a mio agio, quindi primo anno a Reggio Calabria e secondo anno a Palermo. Ci fu una partita di Palermo-Juventus, tra la quale mi marcava il mio amico Antonello Cucureddu, che quel giorno lì si vede che gli ho fatto una buona impressione. E c'era quell'anno che dovevano rifondare la Juve, no? E c'era Lodi, che parlavo a Lodi e Boniperti. Alla fine della partita vennero da me e mi dissero: "Se non sbaglio, tu sei ancora della Juventus, dove il Palermo ti deve riscattare." Io ero in prestito con diritto di riscatto. Il Palermo non mi riscattò e tornai quell'anno alla Juve. Ecco come fu il mio ritorno alla Juve.